siamo ripromessi in questi sabati ultimi, prima della Quaresima, di cominciare ad accompagnare più da vicino proprio i singoli passi del Signore che cammina verso Gerusalemme. E quindi anche stamattina sostiamo su di un testo che poi è lo sfondo della liturgia di domani, l'ingresso di Gesù in Gerusalemme, la Domenica delle Palme. E mi piace comunque anche partire da quello che ci sta regalando questo sabato, che certo è feriale, però per noi è sabato, quindi è sabato dove molto spesso riusciamo ad esserci numerosi per ascoltare la parola del Signore, perché oggi è chiamato appunto sabato in tradizione simboli, cioè la consegna del simbolo della fede. E negli anni scorsi, in particolare poi la sottolineatura che aveva fatto con intensità l'arcivescovo Martini, ma va avanti la tradizione del ritrovarsi sabato sera, anche stasera, molti giovani in Duomo, proprio per la consegna del simbolo della fede. E anche quest'anno sono tanti gli adulti che terminano il loro cammino di catecumeni e nella veglia pasquale diventeranno, appunto, accedono all'Eucaristia, entrano direttamente nella comunità cristiana, più di 100 tra italiani e stranieri di tante nazioni. E allora mi sembra bello un poco ispirarci a questo, sapendo che la parola che ci viene consegnata è quella luce che ogni volta la sentiamo capace di irraggiare il cammino, di indicare la strada, di suggerire la traiettoria. Luce ai miei passi, Signore, è la Tua parola. E questa ci è data come consegna. È il testo della liturgia di oggi, quello dell'Ascolta Israele, è proprio la consegna ufficiale al termine dell'Esodo. E quando poi Paolo affronta dentro i primi passi della giovane comunità cristiana, dice: però allora bisogna armarsi di un'attrezzatura. È quel testo che in tanti abbiamo ascoltato anche all'Eucaristia. Ma l'attrezzatura non è un equipaggiamento con zaini strani e tantomeno con tir da portarsi dietro. È l'attrezzatura del Vangelo, dove le armi che consolidano la fede, reggono la testimonianza della fede, sono esattamente le armi del Vangelo. Ecco, com'è bello allora sentire che la sollecitazione di questo sabato è un incoraggiamento ancora più intenso a entrare nell'ascolto autentico della parola del Signore. Davvero il mio giogo è leggero, davvero la mia parola non è un peso gravoso, assomiglia piuttosto a un ristoro che ti viene dato, come chi in un momento di grande calura trova un albero frondoso che lo ospita. Il Vangelo di oggi davvero augurale e bello per tutti. Allora ci entriamo. E tra i tanti brani, mi scuso, ho sbagliato anch'io a fare i conti, forse non tutti hanno il foglietto, ma però è un foglietto da ascoltare, perché è un brano che dopo io non commento puntualmente, ma al quale però decisamente mi ispiro, perché è proprio un brano della vigilia della Pasqua del Signore. Ce lo leggi, Emma? Dette queste cose, Gesù camminava davanti a tutti, salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino a Betfage e a Betania, presso il monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: «Andate nel villaggio di fronte. Entrando, troverete un puledro legato, sul quale non è mai salito nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda perché lo slegate, risponderete così: il Signore ne ha bisogno». Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro detto.
Mentre slegavano il puledro, i proprietari dissero loro: «Perché slegate il puledro?» Essi risposero: «Il Signore ne ha bisogno». Lo condussero allora da Gesù, e gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai vicino alla discesa del Monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: «Benedetto colui che viene, il Re, nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli». Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, rimprovera i tuoi discepoli». Ma egli rispose: «Io vi dico che se questi taceranno, grideranno le pietre». All'inizio di questo testo narrativo di Luca, Gesù camminava davanti a tutti, salendo verso Gerusalemme. Sembra voler sottolineare la solitudine oramai del Maestro, è davanti a tutti, no? È l'avvio di una spogliazione che poi in questa settimana, passo dopo passo, saremo invitati non solo ad ascoltare, ma ad accompagnare, e ad accompagnare con la preghiera sincera, con la riflessione che entra nel cuore, che pone le domande e gli interrogativi più autentici. Comunque, davvero questo entrare a tu per tu con la città, ma la città è il suo destino voluto, quella città, certo, ma a questo punto nel cuore della Pasqua del Signore possiamo dire la città dell'uomo, la terra, di questa umanità in cammino, solo, ma a motivo di questa città, lui procede e sale ed entra in Gerusalemme. Quindi questa frase che Luca racconta soltanto come annotazione, avvio di quello che accade in quella mattina a Gerusalemme, è in realtà anche un aspetto simbolico di estrema importanza, che dice l'intensità di una solitudine del Signore e la sua determinazione. Tutto era cominciato con quel si diresse decisamente verso Gerusalemme. Era stato lì che anche il Vangelo di Luca aveva preso una svolta nella sua narrazione, e tutta la seconda parte di Luca diventa un salire a Gerusalemme, momento della sequela più vera, momento della determinazione. Oramai davvero questo è il tempo. Notiamo comunque di trionfale non c'è proprio nulla, proprio nulla, anzi è davvero un ingresso profondamente differente questo. Facciamo fatica a dire un ingresso regale. In fondo l'unica cosa che ci ha lasciato è l'asino su cui sale, che non è propriamente una struttura e una presenza principesca, è l'asino, però ce l'ha lasciato in memoria. E questa cosa quante volte può far bene nella vita? Può far bene. Ho conosciuto persone brave che hanno avuto anche responsabilità grandi, che hanno trovato in questa immagine dell'asino cavalcato dal Signore una ragione per farcela, nonostante i momenti di bufera e di difficoltà. Perché comunque questo ce l'ha lasciato a memoria, la memoria di un asino. E qualche volta a me capita, ma credo che capiti molto anche a voi, di pensare o di dire a noi stessi: porca, sto lavorando come un asino. Ecco, questo Vangelo ce lo fa diventare bello. Beh, sei sulla buona strada se lavori come un asino. Guarda,
È capitato anche quella mattina a Gerusalemme di uno che ha voluto lasciarci questo come segno inconfondibile di una vicinanza a quella città, alla nostra città. Oramai la città diventa il suo destino, il suo approdo. È per quegli uomini che la abitano che il Signore intraprende questa strada. Parole con cui vorrei aiutare a entrare non solo nel clima della meditazione di stamattina, semplice, semplicissima, ma nel clima di questi giorni e di questa settimana. In fondo anche questa scena non lo sottolinea Luca più di tanto, neanche gli altri evangelisti. C'è la gioia, certo, dei piccoli in particolare, i mantelli, l'ulivo che viene agitato, ma sostanzialmente la città è totalmente indifferente. Questo è un avvenimento periferico, parziale. Non è un ingresso trionfale, ma davvero è il gesto. Ha un senso, questo sì, di grandezza e di valore incontenibile. Perché se sabato scorso abbiamo meditato l'eccesso di quel profumo che Maria rompe, il vasetto di nardo prezioso che inonda di profumo tutta la casa, adesso questo gesto non è spiegabile se non come un eccesso di amore. Anche perché qui ci entra e sa che quello è il luogo dove viene arrestato, condannato e crocifisso. Quindi questo lo fa lui come eccesso. Maria aveva anticipato nel segno di quello splendido regalo del profumo che inonda tutta la casa, aveva anticipato quel momento, ma Gesù ci entra. Del resto, solo davvero un eccesso può spiegare l'intensità dell'amore da cui il Signore Gesù è condotto. E questi giorni della Pasqua ce lo diranno continuamente in maniera vibrante. La sua è una passione estrema, eccessiva appunto. E questa volta è proprio un gesto così che davvero può fare da preludio a questi nostri giorni. Poche ore prima, nel commentare, e questo ce lo descrive il Vangelo di Giovanni, nel commentare mentre era fuori dal Tempio ed entrava la gente e mettevano con i paludamenti solenni, scribi e farisei, sacerdoti della legge, buttavano le loro monete nel tesoro, erano monete tintinnanti che tutti sentivano. Ma lui, e con i suoi discepoli lo dice, vede anche una povera donna vedova che si vergogna perché non ha niente da far tintillare. Due monetine, piccolo spicciolo. Ecco, a me pare davvero che questa frase che lui ha detto per quella donna, a noi è caro stamattina a riferirla a lui. Ha detto, ha dato tutto quello che aveva per vivere. Era vero, tutto quello aveva per vivere quella povera donna vedova, ma anche tu, Signore, hai dato tutto quello che avevi per vivere, anche tu. Quindi questo è un ingresso nella Pasqua, questo è un ingresso nella Settimana Santa. E allora non c'è come lo spazio di silenzio, di preghiera e di ascolto, come quello che abbiamo in questo momento e che abbiamo ogni sabato, ad introdurci e ad accoglierci, proprio perché davvero questo sia l'animo con cui accompagniamo questo progressivo cammino di accesso di amore del Signore per noi.
nello stesso tempo. E qui nella tradizione cristiana questa cosa è davvero andata esplodendo lungo il cammino dei secoli. Nello stesso tempo, in questo gesto dell'entrata di Gesù in Gerusalemme, noi da sempre e anche oggi leggiamo il valore simbolico di un Dio che si fa vicino, di un Maestro che entra e abita quella città controversa e divisa, ma la abita, non ne sta fuori, ne condivide la sorte, il destino, il dramma, il suo futuro. Ne condivide la corruzione, la rovina, ne condivide la rinascita. Questo è il gesto che simbolicamente dice: il Signore sceglie di fare Pasqua dentro la nostra storia e quindi decide di abitarla questa storia, e con questa intenzionalità profonda di farsene davvero solidale. Notiamo allora, da questo punto di vista, quando magari domani nelle nostre comunità ci verrà dato anche l'ulivo da tenere in mano, no? E di portarlo anche quando ascolteremo il Vangelo, a me piace davvero sentirmi dentro l'infinita folla di gente che non è lì a Gerusalemme per accogliere il Signore, ma è la moltitudine di uomini e di donne, di giovani e di adulti, di bimbi e di anziani per la quale il Signore ha scelto di entrare. E a me piace questo gesto che magari facciamo nella semplicità delle nostre comunità parrocchiali. Questo gesto lo viviamo sentendoci parte di questa folla, ma folla molteplice e multiforme, di ogni provenienza, di ogni etnia, di ogni cultura, di ogni lingua, di ogni tradizione. E tu sei dentro questa folla, non vuoi camminare a parte, non esigi una corsia differente, la vivi fino in fondo alla storia che ti è data, ma appunto con gioia agitando l'ulivo, cioè l'abito, ma ce la metto tutta per tenere viva il Vangelo, perché il profumo del Vangelo riesca ancora ad irrorare con la sua bontà questa storia non raramente tenebrosa e contraddittoria, questa storia che a volte ci sgomenta, ci preoccupa, ci fa davvero seriamente coinvolti in una situazione di dolore e di apprensione. Ecco, a me pare che questo sia un aspetto di grande bellezza, di grande importanza, no? E anche se dopo le nostre comunità sono fatte da noi, come siamo comunità noi stamattina, però questi gesti della Pasqua falli sempre sentendoti parte di una folla molto più grande, proprio di una folla, e di sentirti parte fino in fondo, perché questo è il tuo habitat più vero, questo è il terreno, questa è la città nella quale condividi la tua vita, abiti i tuoi passi, vivi la tua testimonianza. Ma perché voglio diventare discepolo tuo, Signore? L'ulivo non lo ostento, ma sono contento di averlo come segno dell'accoglienza e della gioia. Non ho nessuna intenzione di vantarmene, ma di dirti che il mio modo di abitare la storia, la terra, la città, vorrebbe essere questo: di gente, uomo, donna, appassionata del Vangelo, che ha davvero dentro la interiore densità dell'Evangelo del Signore. Bene, che cosa significa allora per noi accoglierlo? Che cosa davvero
ci viene chiesto in questo momento? Io penso che la risposta più grande è quella che silenziosamente ci dà Lui. Come ci entra Lui? Da povero, appunto, su di un asino. Ma ci accorgiamo che non fa eccezione in rapporto a tutta la sua vita. La sua vita era sempre stata così. Non ha cercato mai palcoscenici solenni, segni trionfali, gesti appariscenti. Ha vissuto i sentieri della povertà più solidale, della vicinanza accorata e sincera, con cui di fatto tu avverti: ma sei uno di noi allora? Sei proprio e vivi come uno di noi? Ecco, io credo che sia questo l'atteggiamento più bello con cui entrare in questi giorni, la settimana santa, la settimana della Pasqua del Signore. Entrarci così da poveri, con le nostre povertà, con le nostre apprensioni, con le nostre paure, con le nostre attese, con le nostre speranze. Ma così, probabilmente come la gente semplice che quel mattino era a Gerusalemme, ma soprattutto come Lui ci entrava. E Lui ci entrava così, non per catturare l'applauso ed avere il primato della scena, ma per dire che quella città aveva scelto di amarla fino in fondo. E allora, mentre dici, senti e ascolti queste parole che già sono preludio della Pasqua del Signore, avverti che in questi giorni è bene che le parole diminuiscano e che forse crescano i sentimenti di gratitudine e di commozione, di rendimento di grazie, col dentro l'esigenza di dire: vorrei davvero darti un'ospitalità che meriti, Signore. E questo, come il tuo ingresso, non avrà nulla di trionfalistico, però è vera, però è carica di affetto, però è intensa, è profonda, è sincera. Davvero passaggio importante questo, no? Tra l'altro, come ci fanno bene queste cose, magari anche tra noi, che è normale che sia così e ne sono certo perché ci si conosce anche, ci sono proprio momenti anche difficili e poveri. Forse entriamo in questa Pasqua e non è un momento facile della vita, anche della nostra vita di casa, di famiglia, personale, di rapporto con le persone cui vogliamo bene, dei nostri figli, dei nostri nonni, dei nostri malati, dei nostri bimbi. Ma appunto è come è bello sentire che l'entrarci così ti fa sentire atteso a tutto campo. Qui non ci vogliono altri pass e né altre competenze, ci vuole semplicemente l'interiore semplicità di stupirsi di fronte a quell'incredibile che Gesù fa per noi e di commuoversi e di pregare e di invocarlo. Questa è la vera differenza cristiana. Sei dentro come tutti, tra la gente, come tutti. Non hai nessuna corsia altra, ma dentro la differenza è che anche questo ingresso del Signore, come tutta la sua vita e come quello che ci dirà nei prossimi giorni, tutto questo davvero costituisce il regalo in assoluto più bello della vita, quello a cui ti ispiri e che senti davvero prodigiosamente fecondo ed importante quando poi attraversi momenti e fatiche della vita non piccoli. Quindi è
io lo capisco ormai questo gesto, che sembra appunto quello festoso dell'ingresso, è un gesto umilissimo di un povero, tant'è che sono i piccoli a intuirlo e ad esprimere la gioia. I grandi hanno ben altro da fare e altro a cui pensare. Comunque è bello stare nel gruppo dei piccoli, è importante, soprattutto è vero stare nel gruppo dei piccoli. E questo mi sembra davvero la maniera più autentica per entrare veramente nel clima spirituale di queste giornate e di chiederci: a che punto sono, Signore? Proprio mentre ti accolgo e tu entri, io a che punto sono del mio tragitto, della mia avventura di libertà, della mia fede, delle mie scelte, della mia vocazione, del mio adoperarmi? A che punto sono, Signore? E questo diventa un interrogativo che ci regaliamo gli uni gli altri in una forma davvero carica di stima e di augurio reciproco. Ma perché così mi pare che si fa cordata per entrare nella Pasqua del Signore. Soltanto un eccesso di amore poteva condurre fino lì. Ma sull'eccesso il Signore era davvero capace di esprimerlo e lo ha fatto in questa maniera davvero ogni volta sempre più sorprendente, anche se conosciamo tutto di quello che poi verrà celebrato nei prossimi giorni. Ma abbiamo bisogno di riviverlo e di farlo nostro. Non si va per imparare una cosa che già conosciamo, si va per riviverla, si va per decidere che cosa vuol dire per noi avere scelto di riviverla, che cosa vuol dire per la nostra vita. Questo mi pare il passaggio di gran lunga, il più importante, il più denso, il più profondo della nostra giornata. Mi piace anche dire un'ultima cosa andando a concludere. E ci regaliamo, un po' le parole di stamattina valgono proprio come minimo fino a domenica, come minimo. Io dopo non riesco a mettere lo stop, però, perché dopo Pasqua non incomincia un'altra storia. Grazie a Dio rimane questa la storia da vivere, rimane questa, che è il regalo più bello in assoluto che il Signore ci ha fatto. Però appunto ci siamo anche quest'anno, la scelta di regalare, tanti proprio hanno bussato, si sono affacciati, hanno detto che riescono, fanno quello che potranno, tanti magari non riusciamo tutti e tre i giorni, non fa nulla, è quello che però ognuno può fare. Ecco, in quelle tre mattinate mi propongo solo di entrare nel clima del Giovedì Santo, nel clima del Venerdì Santo, nel clima della veglia pasquale e del silenzio del Sabato Santo. E forse queste cose sono anche momenti che aspettiamo, perché ci accorgiamo di averne non solo di bisogno, ma anche necessità e anche di attesa, perché sono quelle ventate che poi sostengono nella vita, te la fanno intraprendere in una maniera davvero intensa, non da rassegnato, ma con la voglia di giocarla tutta, la tua libertà, perché la vita sia vita, perché la fede sia povera ma fede vera, e perché il Signore diventi realmente uno di noi. E questo mi sembra davvero importante. E allora avremo poi la fortuna, qua o nelle nostre parrocchie, delle celebrazioni al Carmelo, il giovedì, il venerdì, il sabato santo, ma appunto nelle mattinate come se fosse sempre sabato,
ma dove l'intento è unicamente questo. Ecco, e questo credo davvero che sia importante, anche perché con la vita che facciamo è davvero una cosa estremamente concreta che anche giovedì prossimo sia un giovedì, che anche venerdì prossimo sia un venerdì, che anche sabato sia un sabato. E questo è bello, solo che però siamo contenti che questo giovedì è quello santo, che il venerdì è il venerdì santo, che il sabato è il sabato santo. Siamo contenti di questo. E ci teniamo a viverlo bene, e anche per questo sentiamo l'esigenza sincera di prepararci. Tante cose della nostra vita ci stanno dicendo quanto questi giorni sono importanti, anche se riusciamo e ci aiutiamo a viverli nella fede. Quindi magari dopo abbiamo altri contesti dove viviamo davvero con molta tranquillità, dove siamo, tutto questo è bello e quindi va bene, nessuno si faccia problema. Se qualcuno poi sceglie anche di farsi accompagnare da questo tipo di meditazione, sa che comunque la meditazione anche del giovedì, del venerdì e del sabato santo sono in registrazione, quindi si possono anche ascoltare. E sono sorpreso che tanti continuano a scrivermi, a dirmi: ho sentito che hai detto questo, ma tanti, molti li conosco, tanti no, no? E chissà perché, forse è proprio perché questa esigenza che sto dicendo a voce alta non è un'invenzione mia, è un'esigenza che abbiamo in tanti, di avere momenti di verità della vita, di avere dei momenti di faccia a faccia con il Signore. E quello della Pasqua è enormemente il momento più indicato per un faccia a faccia con il Signore. Bene, la buona preghiera allora, eh? Allora, come dicevo, manteniamo il clima anche...